Raga, che non sapevo neanche che esistesse. Io ho provato tutti i Lethal Enforcers. Ebbene, Konami e Polygon Magic rilasceranno tra il 2004 e il 2005 Lethal Enforcers 3. La storia in questo gioco non c'è, perché ovviamente siamo un poliziotto dal grilletto facile e dobbiamo fermare un'organizzazione terroristica. Vediamo ovviamente la grafica. Allora, se state pensando a quella dei primi due episodi, che erano fotogrammi presi dalla realtà, con attori reali, beh, dimenticatevelo. Ambiente tutto realizzato in una grafica 3D, che secondo il mio modesto parere non è male, nonostante il gioco sia un po' vecchio. Poi abbiamo anche addirittura personaggi tutti realizzati in un buon motore grafico 3D. Discretamente ben animati, anche se alcune animazioni sono legnose, gli effetti di luce e ombra potevano farli meglio, ma tutto sommato non è brutto. Sul sonoro vi dico che abbiamo effetti sonori che non hanno niente a che vedere con i primi due episodi, ma del resto va più che bene così. Poi abbiamo anche addirittura musiche di sottofondo carine da ascoltare, ma non sono epiche come quelle dei primi due episodi, non sono praticamente memorabili. Poi c'è un buon doppiaggio in lingua inglese. Ecco la giocabilità. Lethal Enforcers 3 cos'è? Spara tutto a binari. Voi che prendete una light gun e sparate a tutto quello che vi capita, soprattutto avversari. I livelli da affrontare sono ben 6. Sono ambientati in una città contemporanea, ovviamente. E niente, dovete sparare ai cattivi, evitate di sparare agli ostaggi. Ma allora cos'è che ha introdotto nuovo questo gioco? A parte il fatto che non dobbiamo soltanto prendere la pistola e sparare, e abbiamo una certa quantità di munizioni, dobbiamo ricaricare l'arma, abbiamo anche la possibilità di premere un tasto per la copertura. In pratica possiamo coprirci. Cos'è, hanno copiato un po' Time Crisis? Perché in pratica sembra quasi un clone di Time Crisis. Time Crisis, dipende da voi. E niente, il gameplay si attesta su una difficoltà praticamente medio-alta. Medio-alta perché sono tanti gli avversari che ci verranno contro. Il tempo che abbiamo a disposizione è limitato. E poi tra l'altro stiamo attenti a quando ci beccano gli avversari, se no altrimenti moriamo. Un gioco dalla struttura molto semplice, forse anche un po' trascurabile, perché sinceramente un Time Crisis 1 o il 2 hanno molto più divertimento rispetto a Lethal Enforcers 3, ma del resto si può provare a dargli una possibilità. Non cercate una conversione perché non esiste e l'hanno pubblicato solo in Giappone e in America, qua invece ce lo siamo vietato. Che cagata. Ci vediamo al prossimo video.